Buonasera cari telespettatori, questa sera siamo in compagnia del professor Italo Francesco Angelillo, procuratore vicario dell'Università Vanvitelli, denominata degli studi dell'Università, è un po' lungo, dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. Ecco, un po' lungo, ma con fatica siamo arrivati, poi dopo lo spiegheremo. Buonasera signor prorettore, come sta? Bene, grazie, buonasera a lei, buonasera ai telespettatori. È la prima volta che ho il piacere di intervistarla, è la prima volta che ho il piacere di vederla, ecco, perché tra mascherine e cose varie non ci siamo mai incontrati e quindi per me è un grande piacere ed un onore. Abbiamo detto prorettore vicario dell'Università degli Studi Luigi Vanvitelli, ecco, è stato eletto dal rettore Gianfranco Nicoletti, che io saluto con grande stima e che aspetto qui al più presto possibile, quando lui è libero. Gianfranco Nicoletti lo ha l'ha nominata prorettore vicario. Ecco, una bellissima e importantissima carica che lei insomma aspettava, è stata improvvisa questa nomina. Come ha reagito a questa nomina? Perché è una nomina insomma importantissima. È una nomina molto importante e il rettore, il professor Nicoletti, come lei citava, che è stato eletto con il 97% delle preferenze al nostro Ateneo, quindi dal personale docente, al personale tecnico amministrativo, al personale in generale, anche dagli studenti, e poi mi ha nominato, quindi mi ha proposto, mi ha chiesto di fare il suo prorettore vicario. È stato per me, come dire, un onore, un privilegio, perché col professor Nicoletti abbiamo rapporti di collaborazione datati nel tempo e soprattutto perché condividiamo la stessa visione di università, quindi gli stessi ideali che un'università ancora oggi, al giorno oggi, deve perseguire. E certo, dicevamo Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, ma non è stato sempre così e ha dovuto combattere questa università per avere questa denominazione, perché lo ricordiamo, si è sempre chiamata per più di 25 anni, i casertani lo ricorderanno, SUN, Seconda Università di Napoli. Tante le lotte dei casertani, degli uomini e donne di cultura di questa terra, anche la Chiesa è scesa in campo con la figura del Vescovo oggi emerito, Monsignor Raffaele Nogaro, un uomo di grande cultura, ha scritto tanti libri, un uomo di Chiesa, un uomo che non c'entra niente con Caserta, perché lui è di Gradisca di Sedigliano, provincia di Udine, però è rimasto attaccatissimo a questa terra e quindi ha vissuto tutte le lotte, soprattutto questa diciamo di cultura, ecco, e si è addivenuti a questa denominazione, mi pare nel 2016. 16. E quando io intervistai il rettore Paolisso, lui mi disse non è solo una denominazione formale, è anche proprio di sostanza. Sì, allora come lei diceva, noi ci siamo chiamati dal 92 Seconda Università degli Studi di Napoli. Ricordiamo che la nostra università ha sede a Napoli per quanto riguarda l'area della medicina, ma poi abbiamo tutto l'entroterra casertano, quindi della città di Caserta, Santa Maria Capovetere, Capua, Aversa. Quindi abbiamo Aversa, i vari dipartimenti, le varie anime del nostro Ateneo. Quindi sembrava giusto al rettore Paolisso, ma condiviso dalla stragrande maggioranza dell'Ateneo, dare un segno ancora più tangibile della vicinanza col territorio casertano. Luigi Vanvitelli, non c'è bisogno che illustriamo le motivazioni che ovviamente hanno spinto la nostra università a proporre il nome Università della Campania, per far capire che abbracciamo un territorio più ampio. Luigi Vanvitelli è un segno di riconoscimento al territorio casertano che ci ospita. Ricordiamo anche che la sede legale della nostra università è Caserta, quindi la sede legale è Caserta. Quindi è un'ulteriore testimonianza della vicinanza e del riconoscimento dell'attività che viene svolta nel territorio casertano. Casertano è un'università che ha fatto tanti progressi nel corso degli anni e proprio lo meritava, perché diciamo la verità, essere giudicati secondo università, secondo posto non piace a nessuno. Certo. E quindi è stato bene così. Assieme a lei sono stati eletti 5 prorettori funzionali per i settori strategici. Quali sono questi settori strategici e lei collaborerà nel caso con questi prorettori funzionali? Sì, allora, il rettore ha individuato nella mia persona il prorettore vicario, poi come le dicevo ci sono i prorettori funzionali che
che sono prorettori per aree molto strategiche del nostro Ateneo, quindi che vanno dalla sostenibilità ambientale, agli affari amministrativi, agli affari legali, agli aspetti sanitari, agli aspetti della tecnologia e dell'innovazione tecnologica, per far capire come al passo dei tempi l'Ateneo debba sempre andare. E proprio adesso noi stiamo discutendo del piano strategico 2021-2023 del nostro Ateneo, cioè quindi quello che in prospettiva l'Ateneo prevede di poter programmare nei prossimi 3 anni. E nell'ambito degli obiettivi strategici ci sono proprio tutte queste attività che il rettore in maniera molto opportuna, molto efficace, ha individuato come aree strategiche sulle quali l'Ateneo deve continuare a investire risorse e attività proprio legate a aree molto 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 importanti. E certo, strategici nel senso di piani per raggiungere, esatto, degli obiettivi. Degli obiettivi, esatto, esatto. Allora, se lei mi permette, i nostri telespettatori impareranno così a conoscerla meglio. Vorrei accennare brevemente al suo curriculum. Posso anche, diciamo, aver saltato qualche cosa, lei nel caso mi perdonerà, oppure può supplire. E allora, è nato a Sassari, quindi siamo in Sardegna, è un mare, è una cosa incredibile, meravigliosa. Il 30 settembre 1961, quindi il prorettore vicario è giovane, è giovanissimo. Ha il suo attivo un'intensa attività didattica e di ricerca e vari incarichi svolti negli anni negli organi accademici. La sua carriera si divide tra la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Catanzaro, a Magna Grecia, università, e l'Università Vanvitelli, dove è giunto nel 2005. Nell'Università di Catanzaro è stata componente del Consiglio di amministrazione del Senato accademico e vicepresidente alla Facoltà di Medicina. Giusto così? Sì. Mancato niente? No. No, per il momento no. Per il momento no. No. Nell'Università Vanvitelli è stato coordinatore del corso di laurea specifica in scienze informatiche. Infermieristiche. Infermieristiche ed ostetriche. Infermieristiche ed ostetriche. Nel presidente del corso di laurea in medicina e chirurgia fino alla nomina... Fino al 2010. Al 2015. Dal 2010 al 2015. Oh, certo. Come si trova in questo ruolo apicale? L'abbiamo già detto. Sa sicuramente un incarico, diciamo, di buon auspicio. L'altro, prima io le dicevo a telecamere chiuse, può darsi che può diventare lei alla fine dei 6 anni, diciamo, del rettore. Nicoletti, futuro rettore, invece mi diceva di no, per conto degli anni. Per i miei anni non ho la possibilità di poterlo fare. Ho capito. E vabbè, diciamo, avrà sicuramente un altro... Ce ne facciamo una ragione. È una ragione. E dunque, sempre dal suo curriculum vitae, che si diceva vitae et studiorum, ecco, professore ordinario di settore scientifico disciplinare, Dipartimento di Medicina Sperimentale. La medicina sperimentale riguarda i singoli settori o ha valenza anche interdisciplinare? La medicina sperimentale è il dipartimento. Io sono un igienista. Dipartimento di medicina sperimentale afferiscono tanti settori, dalla biochimica alla biologia, la fisiologia, l'igiene, medicina del lavoro, medicina legale, biologia molecolare, tanti settori. Io però sono un igienista che afferisce al Dipartimento Università di Medicina Sperimentale. Certamente. Lei ha detto, l'università deve educare, formare nuove conoscenze, detto così, per anticipare i cambiamenti della cultura nella società e nell'economia. Sono sue parole, ci chiarisce meglio questo concetto. Allora, noi ricordiamo che l'università ha 3 obiettivi. Un obiettivo formativo, quindi attività didattica, un obiettivo legato all'attività di ricerca, quindi l'attività scientifica. Il terzo, quando c'è l'area medica, è l'attività assistenziale, quindi rispondere ai bisogni di salute della popolazione. L'università deve preoccuparsi di formare i giovani che un domani saranno le future leve. Ci auguriamo in un mondo del lavoro che consenta a questi giovani di poter svolgere un'attività lavorativa. Quindi dobbiamo preoccuparci sempre di garantire una formazione per persone giovani che possano trovare spazio nel mondo del lavoro. Nel mondo del lavoro. Quindi fornire un'attività formativa che in qualche modo gli possa garantire un'adeguata formazione e quindi un'adeguata capacità di poter trovare poi spazio nel mondo lavorativo. Nei diversi settori, ricordiamoci che noi partiamo, come dicevo prima, dagli aspetti legati all'area sanitaria, però poi abbiamo un'area giuridica, un'area economica, un'area delle scienze umane e sociali, quindi la nostra università
ha un'ampia gamma di attività formative, quindi attività che possono rispondere ai bisogni formativi dei giovani, augurandoci, e noi siamo fermamente convinti, di quello che possono essere le future professioni che continueranno, ci auguriamo, a trovare spazio nel mondo del lavoro. A proposito di trovare spazio, trovano spazio i laureati alla Vanvitelli nel mondo del lavoro? Insomma, come dire, quanto il merito incontra l'occasione? Allora, noi ricordiamoci sempre che, ahimè, purtroppo il Covid ha messo un po' in difficoltà non solamente l'area nell'entroterra nostro, ma in qualche modo ha messo un po' in difficoltà tutto il mondo del lavoro, e questo è noto e purtroppo è riconosciuto da tutti. Però i nostri laureati riescono a trovare nei diversi mondi, nei diversi ambiti, spazi lavorativi. Anzi, noi nell'area medica, visto che provengo dall'area medica, faccio l'esempio degli infermieri: non si trovano infermieri disoccupati, cioè gli infermieri è una delle professioni sanitarie, per esempio, che trovano spazio, non dico il giorno dopo che hanno terminato i loro studi, ma quasi. Quindi perché ce n'è bisogno. C'è un grande bisogno, una grande necessità di queste professionalità. Noi abbiamo visto anche gli investimenti che il governo ha fatto per il Covid, quindi ha investito nelle diverse professioni sanitarie. Perché? Perché ci si è resi conto della necessità di ulteriori arruolamenti in queste professioni, e quindi i nostri laureati riescono a trovare spazio posto nel mondo del lavoro. Sì. E questa è una grande soddisfazione, una grande. Vuol dire anche che i giovani escono formati, quindi sono dei bravi giovani che trovano spazio nel mondo del lavoro, nelle diverse professioni. E il rovescio della medaglia: in questa pandemia perlomeno c'è questo grande bisogno di questi personaggi. Esatto. E quindi fanno tanto. Sì. Io ne ho parlato anche con il presidente dell'ASL, quello russo, Ferdinando Russo. Sì, di Caserta. Eppure lui diceva: c'è grande bisogno di infermieri, c'è grandissimo bisogno. Tantissimi infermieri erano anche nelle forze della Brigata Bersaglieri Garibaldi, sì, che hanno aiutato tantissimo. Come? In pandemia. Al posto suo l'altra settimana c'era proprio il generale, e quindi questo si diceva: c'è bisogno proprio di aiuto, perché altrimenti siamo in grande difficoltà. Quanto è stato importante? Lei è coordinatore dell'unità di crisi? È sì, stato? Sì, sono ancora. L'unità di crisi è la nostra azienda, ecco, ospedale. L'unità di crisi è un'unità costituita dal ministro Speranza nel 2015, per, mi pare, no? No, io sono coordinatore dell'unità di crisi della nostra azienda ospedaliera universitaria. Cioè tutte le aziende ospedaliere, la maggior parte, hanno ritenuto opportuno, e la nostra ne è un eccellente esempio, istituire un'unità di crisi, in qualche modo con diverse professionalità, che dovesse governare proprio la crisi, perché è stata ed è un evento drammatico che ha colpito tutte le strutture anche sanitarie da un punto di vista dell'organizzazione. È un evento che ci ha colpito, diciamo la verità, all'improvviso. E quindi siamo stati tutti in difficoltà. Ecco, quanto è importante il coordinatore dell'unità di crisi proprio in un periodo così tragico come questo? Allora, più che il coordinatore, è importante il ruolo di tutti loro che partecipano e che con me lavorano nell'unità di crisi, quindi dal personale infermieristico, dagli infettivologi, dagli anestesisti, dalle diverse professioni sanitarie che operano cercando di garantire, cosa che è successa alla nostra azienda ospedale universitaria, cercando di garantire, di tutelare due elementi. Uno, i pazienti. Ricordiamoci che i pazienti devono essere tutelati, e i pazienti quando entrano in una struttura ospedaliera devono sapere che possono stare sicuri. Due, tutelare gli operatori sanitari. Noi abbiamo visto che nel corso della pandemia, purtroppo abbiamo avuto molti casi sono deceduti tra gli operatori sanitari, e purtroppo molti decessi. Quindi l'unità di crisi ha il ruolo di governare, di mettere insieme, in sintonia sempre, mi piace sempre richiamarlo, con la direzione generale della nostra azienda ospedale universitaria, con la nostra direzione sanitaria, per insieme individuare strumenti, metodologie e percorsi atti a garantire la migliore sicurezza dei pazienti e degli operatori. E certamente tutte le università hanno sofferto molto, l'abbiamo detto prima, in pandemia. Qual è stata la maggiore difficoltà?
soprattutto degli inizi, perché io l'ho chiesta la stessa domanda, l'ho fatta al Presidente del Tribunale, al Procuratore Troncone, al Prefetto, e sono stati in grande difficoltà per mandare avanti la giustizia, cioè insomma è stata una cosa improvvisa ed è importante ed era tragica la cosa che si dovesse andare avanti con mascherine e distanziamento sociale in un'università dove regna la socialità, la fraternità sociale. Insomma, qual è stata la maggiore difficoltà? No, la difficoltà è stata la lontananza degli studenti. Cioè, le università vivono con gli studenti. Di contatto. Noi siamo un luogo di formazione. Quindi la mancanza degli studenti o la non possibilità di accogliere tutti gli studenti, questa è stata la più grande sofferenza che l'Ateneo nostro, ma in generale gli Atenei purtroppo, hanno vissuto, perché quando ovviamente gli studenti hanno sempre frequentato in sicurezza, quindi mantenendo il distanziamento, le mascherine, l'igiene delle mani, quindi noi non abbiamo avuto infatti situazioni di pericolo o situazioni di contagio nell'ambito. Quindi l'animo non era sereno, già i ragazzi magari sono in apprensione per gli esami che devono fare e non si può stare in apprensione anche pensando alla salute, sì. Oltretutto con le mascherine è difficoltoso capire proprio bene quello che si dice e quindi insomma si hanno proprio difficoltà proprio pratiche. Sì, ripeto il contatto con gli studenti è per chi insegna all'università. Uno degli elementi fondamentali, quindi il contatto diretto con lo studente, reciprocamente c'è l'esigenza, il bisogno di interagire. La pandemia ha, a me purtroppo, limitato, in alcuni casi per un lungo periodo di tempo, non ha consentito questo contatto non solamente visivo, ma anche di lavoro, di comunicazione, di interazione tra componente docente, componente anche tecnico-amministrativa e tutti gli studenti. Certo, lei è stato anche in sede di esami, no? Con gli studenti. Vedo che è abbastanza socievole, io non l'ho mai conosciuta, quindi vedo che ha il dialogo facile e quindi è importante per lo studente. Com'è stato lei un professore serio, così, no, serio sicuro, ma severo o diciamo che va incontro allo studente? No, io vado incontro. Attenzione che la guardano, se poi dice. No, non posso dire bugie, non posso dire bugie. Che non può dire. No, non posso dire bugie, no. Ecco, com'è? Si immedesima, cerca di aiutare magari lo studente che è in difficoltà, un poco timido? Com'è? Allora, il suo atteggiamento? Io sono apparentemente molto severo, ma in realtà poi sono molto disponibile verso gli studenti. Però ovviamente lo studente deve dimostrare che ha studiato, anche perché mi fa piacere, come dire. Perché una laurea è importante, di grande responsabilità. Come no? Sono i futuri medici che ci curano, ci cureranno. Quindi non si può dire, diciamo, il medico poi di un tempo, diciamo così, è passato di moda e purtroppo il medico di un tempo non usava le analisi, per esempio anticamente molto si faceva con la cura della persona da padre in figlio, da figlio, ecco, e adesso il medico si affida più, dice io mi sento male, faccia le analisi. Il medico di un tempo invece prendeva più la responsabilità e diceva per me è questo, poi fai le analisi. Ancora adesso è così, per fortuna è così. Ovviamente adesso abbiamo la tecnologia che aiuta, prima non c'era, quindi adesso abbiamo tante innovazioni tecnologiche che sono a supporto. Sì, ma anticamente c'era più l'affezio per il paziente, oggi è più tecnologico, quindi è un po' più freddo. No, assolutamente. No, non è più freddo, solo che per fortuna noi abbiamo tanti strumenti che possono aiutare il medico nell'esercitare la propria professione, quindi sembra più freddo, ma non lo è. Non lo è, perché comunque bisogna sempre rispondere ai bisogni di salute del cittadino. Certamente, questo è importante. Cosa in epoca di pandemia, la pandemia ha fatto capire ai cittadini ancora di più quanto sia importante l'ambiente. Un ambiente sano e ci mantiene sani anche noi cittadini. E l'abbiamo capito purtroppo sulla nostra pelle tutte le cose che sono capitate, tante cose che non vanno, si sono visti i terreni inquinati e quindi i mari altrettanto. E siamo invasi dalla plastica e c'è stato un progetto bellissimo della Vanvitelli, la Plastic Free, se lo ricorda, mi pare è stato fatto l'anno scorso, per liberarsi della plastica.
Cioè praticamente i ragazzi hanno ognuno una bottiglietta sua e prendono l'acqua come se l'acqua alla spina, si abbassa la leva e si prende acqua minerale, giusto così? Esatto, esatto. No, la pandemia, se posso aggiungere, la pandemia ha evidenziato, non a me che sono del settore, quindi che sono l'igienista, più che le cose negative anche l'importanza della prevenzione. Cioè noi abbiamo capito finalmente, gli altri, noi lo sapevamo, l'importanza della prevenzione. Beh. Quindi che è fondamentale intervenire con prevenzione. Ripeto 100 volte la parola prevenzione. Plastic Free, come lei citava giustamente, è un esempio proprio atto bellissimo a in qualche modo far sì che anche l'ambiente che ci circonda, nel quale noi viviamo, possa essere il più possibile tutelato. E la nostra università è molto attenta, dicevo inizialmente gli obiettivi strategici. Tra gli obiettivi strategici 21-23 c'è la sostenibilità ambientale. Proprio andiamo ancora una volta in questa direzione, sempre per tutelare il più possibile l'ambiente nel quale noi viviamo e l'ambiente che ci circonda. Noi lo vediamo quando c'è una mareggiata, quando c'è cattivo tempo, quelle bufere, il mare si ingrossa, ma quando poi sorge il sole, per fortuna splendido, che cosa succede? Rimane sull'arenile tutte bottigliette di plastica, tutte cose di plastica, e proprio i pesci mangiano plastica, di conseguenza pure noi mangeremo una piccola quantità magari tritata di plastica. E quindi è stata una bellissima, io quando lo sentii proprio veramente feci complimenti per questa idea. Ecco, si è anche formata un corso di laurea per ingegnerie, per l'energia e per l'ambiente. Anche qui, sempre nell'ottica dell'aspetto ambientale, che abbraccia diverse competenze, non c'è la sola competenza ambientale, la competenza ingegneria, esatto, per l'ingegneria, c'è la parte della nostra area della biologica, quindi ci sono come sempre grandi competenze, grandi professionalità che possono dare un contributo importante anche, ripeto, in questo importantissimo settore dell'ambiente. Certo, oggi c'è carenza di vaccini, parliamo praticamente, c'è carenza di vaccini. Con questa carenza di vaccini una persona che ha fatto il primo, diciamo, la prima dose, e se passano tanti giorni, dovrebbero passarne 15 giorni, 21 giorni. Se si superano i 21 giorni, che fa? Se scade la prima... Allora, i vaccini... La prima dose? Allora, noi abbiamo con il 27 di dicembre iniziato la prima somministrazione. E quindi abbiamo in Campania, come in tutte le altre... L'hai fatta? No, io mi sono vaccinato il 3 gennaio, quindi ho fatto la prima dose il 3 gennaio, adesso il 24 gennaio farò la seconda dose. E quindi il 27 dicembre in Campania, così come in tutte le regioni italiane, ricordo che era un giorno simbolico in cui si vaccinava in diverse aree geografiche, non solamente del nostro territorio, ma anche dei altri paesi europei. Quindi c'è già stata in diverse aree geografiche italiane la seconda dose. Adesso, nella stragrande maggioranza delle aziende ospedaliere e aziende sanitarie locali della nostra regione, il 2 gennaio, essendoci stata la prima dose, il 23 gennaio ci sarà la seconda dose, che è garantita. Quindi io ritengo, per l'eccellente lavoro che ha fatto e che sta facendo la nostra regione Campania, eccellente lavoro con uno straordinario impegno da parte dell'unità di crisi, che ricordo è costituita anche presso la nostra regione, che coordina tutte le attività, non solamente la campagna vaccinale, indipendentemente, a me purtroppo quello che stiamo leggendo e che sappiamo della mancata fornitura da parte dell'azienda che produce questo primo vaccino, che è reso disponibile Pfizer. Sì, è reso disponibile in commercio, io sono convinto, siamo fermamente convinti che noi con il 23 gennaio incominceremo tranquillamente a somministrare la seconda dose a questi. Arriveranno questi, arriveranno. Molti cittadini mi chiedevano, domandi questo, perché insomma sono agitati. No. Dice, se scade, scadono i 21 giorni, che facciamo? Dobbiamo rifare le cose. Allora hanno pensato di evitare la cosa seguendo quest'altro, la Moderna, l'altri vaccini, no, Moderna, che non hanno il richiamo. No,
Anche loro ce l'hanno. Moderna è un altro vaccino che sarà reso fruibile. Mi pare che non abbia bisogno. Ce l'hanno, due dosi. Allora lo risolviamo. Io, come dire, farei stare tranquilla la popolazione, ricordando che adesso il primo gruppo di soggetti che si è vaccinato, lo dica. Il primo gruppo sono gli operatori sanitari, gli ospiti delle strutture residenziali per anziani o i pazienti fragili. Adesso, con febbraio, incomincerà invece il secondo gruppo, quindi la seconda fase, con gli ultra ottantenni. Quindi oggi gli operatori sanitari possono stare tranquilli, a tutela, ripeto, degli operatori, ma anche dei pazienti che frequentano la nostra struttura e le nostre strutture sanitarie in generale. Quindi io ritengo che il 23 gennaio coloro che devono ricevere la seconda dose la riceveranno tranquillamente, ma non solamente in Campania, ritengo in tutto il territorio nazionale, perché ripeto, le regioni e la nostra regione è capofila per fortuna nella capacità di erogare e somministrare le vaccinazioni, sicuramente riusciranno a garantire la copertura a tutti coloro che hanno volontariamente, ricordo che è una vaccinazione non obbligatoria, volontaria, ma io invito tutti gli operatori sanitari e tutta la popolazione volontariamente a aderire alla campagna vaccinale. E certo, lei è stato esaustivo nella risposta, ha chiarito e ci ha tranquillizzato, perché molte persone erano agitatissime. Dice, io già mi sono preparata e angosciata una volta, poi mi devo angosciare e arrivo e la devo ripetere e erano ancora più angosciati. Invece con lei ci siamo tranquillizzati, quindi ho fatto bene a intervistarla. Ricordiamo però e a riceverla. Ricordiamo, se posso, che anche il soggetto che è vaccinato deve continuare a mantenere le stesse misure che fino ad oggi ha mantenuto. Non è che si può dare alla pazza gioia. Il distanziamento sociale, l'utilizzo della mascherina, l'igiene delle mani, sono misure che, ahimè, purtroppo devono continuare. Quindi la vaccinazione non mi deve far affermare la libertà e quindi che io sono adesso libero di tornare alla mia attività di prima. Purtroppo no, purtroppo no. È una sicurezza per non peggiorare le cose praticamente, ma non è che ti preclude da tutte le altre possibilità di infettarsi. No, adesso la vaccinazione protegge il soggetto, quello che bisogna capire è se protegge anche la trasmissione del soggetto vaccinato. Perché diciamo la verità, di questo vaccino sappiamo poco. No, anche qui no. Di questa malattia, voglio dire, di questa pandemia. Allora, ricordiamo che la malattia è esplosa ormai un anno fa. Una malattia che non esisteva prima. Quindi è stato fatto uno straordinario lavoro, sia da un punto di vista clinico, sia da un punto di vista preventivo, sia anche per quanto riguarda la vaccinazione. Certo. La vaccinazione è sicura ed efficace, altrimenti, questo bisogna chiarirlo sempre, un vaccino non sicuro e non efficace non sarebbe mai stato messo in commercio. Molta gente ha paura della reazione. No, allora, noi abbiamo iniziato il 27 dicembre in Italia la vaccinazione. Non mi risulta a oggi, che ci siano stati situazioni gravi di effetti avversi legati a questo tipo di vaccino. Ricordiamoci che noi dobbiamo preoccuparci. I famosi effetti collaterali. Noi dobbiamo preoccuparci di una patologia che, ahimè, continua. Noi ogni giorno sentiamo il numero dei nuovi casi, il numero dei decessi. Ormai abbiamo imparato ogni giorno ad aspettare l'orario in cui leggiamo e ci vengono comunicati. Un bollettino di guerra. Ogni giorno. Ormai questo lo stiamo sentendo da molto tempo, da troppo tempo. Quindi il vaccino è un vaccino sicuro ed efficace, altrimenti, ripeto, non sarebbe mai stato messo in commercio, ma non in Italia, nel mondo intero. Certamente. Nell'ultima intervista con il rettore Paulisso, che io saluto con affetto e stima, è stato tante volte mio ospite, l'Università della Campania Luigi Vanvitelli era al sesto posto nelle università più giovani e poi era invece 135esimo posto in quella nella classifica generale. Abbiamo migliorato? Allora, siamo saliti di qualche gradino? Queste classifiche, a mio avviso, lasciano il tempo che trovo. Tanto per dire. Sì, nel senso, come dire, la nostra posizione è una posizione, ricordiamo, noi non siamo un'università medio-grande, quindi noi siamo tra le più importanti università del sud, e sicuramente la nostra posizione continua a migliorare proprio per la eccezionale capacità che hanno i nostri docenti, ma tutto l'Ateneo, tutto il personale che ha sempre di poter garantire le migliori attività da un punto di vista didattico, da un punto di vista scientifico, quindi la capacità e quindi di fornire anche servizi agli studenti, perché tra i tanti elementi noi abbiamo anche la valutazione per quanto riguarda la capacità di rispondere ai bisogni, quindi
di garantire servizi fruibili e utili agli studenti. Io sarò di parte, ma una bella università, diciamo la verità, una bella giovane università. Io sono più di parte di lei, ma come dire, per me è eccellente. È eccellente. Allora, l'Università Vanvitelli ha vari dipartimenti, lo diciamo, lo ricordiamo ai nostri telespettatori, Aversa, Caserta, Capo a Napoli, Santa Maria a Capo Vetere. Ha un'offerta formativa che spazia dalle discipline socio-umanistiche, mediche, matematiche, ingegneristiche, tutte sempre orientate verso il lavoro, ecco, insomma è un'università che cresce quotidianamente. È un'università che cresce e che vuole rispondere alle esigenze del territorio. Come dicevamo inizialmente, noi dobbiamo rispondere e cercare di offrire ai giovani una prospettiva per il futuro. Certo. Quindi tutti i corsi di laurea che noi abbiamo, non solamente questi dell'area medica, ma come lei citava, le diverse sedi Università dell'Entroterra Casertano, l'obiettivo è quello di rispondere a quelle che sono anche le esigenze del mondo del lavoro. Certo. E cercare anche di anticipare un pochettino i tempi con delle proposte innovative. Quindi l'obiettivo è quello di cercare di garantire ai nostri giovani un mondo del lavoro più sicuro. Sappiamo che l'Università Vanvitelli si propone di internazionalizzare i corsi di dottorato di ricerca. Ecco, di che cosa si tratta? Stringendo soprattutto accordi con le altre università? Con quali università particolare? Noi abbiamo due elementi sulla internazionalizzazione. Uno, lo ricordo, noi abbiamo alcuni corsi di laurea che vengono forniti in lingua inglese, sì. aperti a tutti i paesi del mondo, quindi dagli Stati Uniti a paesi europei, Israele, Sri Lanka, quindi tutti i paesi possono e vengono, quindi noi abbiamo il corso di laurea in medicina, abbiamo anche un corso di laurea in infermieristica in lingua inglese, per esempio. In più abbiamo i dottorati in tutte le nostre aree che hanno, come dire, la grande attenzione verso gli stranieri. Noi stiamo intraprendendo adesso un'interessante collaborazione con il Kazakistan, con per esempio per l'area dell'architettura. Quindi proprio il tentativo è quello, l'obiettivo è quello di aprirsi sempre di più al territorio nazionale, ma anche al territorio internazionale, perché, ripeto, tra gli elementi importanti di un'università è anche quello di andare un po' al di là dei nostri confini. Certo. Quindi in tutti i paesi, anche quelli, come dire, un po' più lontani, è un po' più dove la tradizione per quanto riguarda le attività universitarie probabilmente hanno anche bisogno di intraprendere scambi culturali, scientifici con università dei paesi come il nostro, paesi occidentali. Certamente, è uno scambio, quindi una cosa reciproca. Sì, ricordiamoci, noi avevamo e abbiamo ancora il programma Erasmus, quindi va anche oltre il programma Erasmus. Sì, sì, ricordo, l'Erasmus è un programma di scambio studenti con le università. Università straniere. Esatto. Quindi questo si va anche oltre il programma Erasmus, che ormai è un programma che tutte le università hanno consolidato nel loro DNA, ma proprio quello di aprire anche dottorati di ricerca, quindi a percorsi post laurea. Certo, io a febbraio scorso intervistai il rettore Paolisso, e con il quale noi commentammo il fatto che nella legge di bilancio del 2019 non c'era il capitolo università, e quindi ergo non ci sarebbe stato il famoso 1 miliardo che voleva il ministro allora Fioramonti, adesso ci sta Manfredi. No? Fioramonti, e quindi non ci sarebbe stato. Questo avrebbe significato grandi tagli alla ricerca, grandi tagli, quindi difficoltà per i contratti, per le borse di studio. Naturalmente chi ne paga le conseguenze sono sempre gli atenei più piccoli. Però devo dire che adesso il ministro Manfredi, che è ricordo, la situazione è migliorata. Molto migliorata, perché noi abbiamo avuto risorse per procedere a dei concorsi per i ricercatori, cioè quindi le fasi iniziali del percorso universitario, risorse per far progredire carriera ricercatore a tempo indeterminato, tutte risorse che ha dato il Ministero. Quindi devo dire che il Ministro Manfredi ha fatto un eccellente lavoro a sostegno dell'università, lo dico perché essendo il professor Manfredi un collega, un professore dell'Università Federico II, ex rettore, probabilmente quando ci sono figure che per fortuna conoscono e sanno
le difficoltà delle piccole università. Riescono per fortuna a investire, a immettere risorse. Ricordiamoci che l'università spesso è stata un po', come dire, dimenticata, come lei citava. Molto. Quando ci sono momenti di crisi, la prima cosa si tolgono i soldi all'università. Quindi devo dire che la nostra università, ma così come tutte le università, questa è una mia opinione personale, ma penso che sia molto condivisa, il ringraziamento al Ministro Manfredi per anche qui lo straordinario lavoro, il grande impegno, ma non per tutelare le piccole e le medie, per tutelare il sistema universitario italiano. Certo, molto importante sono per l'università l'implementazione delle reti di informazione e banche dati e anche la gestione della ricerca portandola a sistema. Sono due problematiche che rientrano anche nei desideri del Rettore. Sì, anche questo, come dicevo inizialmente, uno dei prorettori è proprio alle infrastrutture e alle tecnologie, proprio perché indipendentemente dalla pandemia dove abbiamo dovuto e continuiamo a svolgere attività a distanza, ma sicuramente le infrastrutture, le tecnologie oggi sono sempre più fondamentali, ma non per andare oltre quello che gli altri fanno, per stare al passo dei tempi. Dobbiamo stare al passo dei tempi. E certo. Dunque, parliamo del Policlinico. Il Policlinico è un'opera meravigliosa, una delle opere più belle, pubbliche, ecco, del nostro Mezzogiorno. È un po' diciamo, a Roma si direbbe sfigata nel senso che è sfortunata. Ecco, sfortunata, perché incominciano i lavori, sono più di 30 anni che mi pare che se ne parla, i lavori iniziano, poi si fermano, poi iniziano, poi adesso sono iniziati a dicembre scorso e dovrebbero terminare, mi pare, dopo 32 mesi, quindi 32 mesi sarebbero 2 anni e 8 mesi, mi pare, e mentre invece il blocco della didattica entro 2 mesi, quindi un anno e otto mesi, è iniziato dicembre 2020. E il Policlinico, ricordiamo che è un'opera grandissima, ospiterà 350 posti letto, che noi speriamo di non occupare. No, speriamo di occuparli, perché sennò per cose semplici. Un raffreddore, un'influenza, esatto, cosa così. 5.000 studenti circa, e avrà anche un piazzale per l'eliporto, quindi una cosa grandiosa. Che dice, andrà avanti questa cosa o ci fermiamo un'altra volta? No, allora, che garanzie ci sono? Allora, la struttura, come lei diceva, sfigata, è stata sfortunata per una serie di vicissitudini che sono indipendenti dall'amministrazione universitaria, quindi l'amministrazione universitaria, ahimè, anzi subito purtroppo. E da chi dipende? Dalla politica? No, dipende purtroppo da una serie di elementi, una serie di come dire, le ditte che si erano aggiudicate l'appalto, poi hanno avuto qualche difficoltà, qualche ditta poi è fallita. Adesso finalmente, proprio l'altro giorno, sabato, noi siamo andati alla presenza anche del Presidente della Regione, ovviamente, quindi il nostro Rettore, abbiamo riniziato i lavori per quanto riguarda la nostra struttura. Meno male. Struttura, come lei diceva, in due fasi. La prima fase è l'attività didattica e di ricerca. La seconda fase invece per quanto riguarda l'attività assistenziale. È un'opera straordinaria. Bellissimo. Che andrà a integrarsi nel contesto del servizio sanitario regionale, quindi non deve essere, e questo è l'auspicio e la certezza che hanno sia il professore Nicoletti sia il presidente della nostra regione, che deve andare a integrarsi pienamente nel servizio sanitario regionale, soprattutto in un territorio, ricordando che la nostra sede è Caserta, nel territorio casertano, cioè nel territorio in cui la nostra università nasce, vive e vuole ancora una volta garantire la sua presenza anche con questa opera, che è un'opera straordinaria che servirà a garantire non solamente l'assistenza sanitaria ai pazienti, ma anche l'attività formativa e l'attività di ricerca della nostra università. Sarà l'orgoglio del territorio. Pienamente d'accordo, sì. Ieri c'è stata una riunione di tutti i rettori d'Italia, mi pare, no? Oggi.
Oggi, Perché il rettore non è potuto intervenire. È di Italia, tutte le università, in pratica la CRUI, la CRUI, che sarebbe conferenze, diciamo, l'acronimo di conferenze rettori universitari italiani, che è un'associazione praticamente, un'associazione di tutte le università italiane statali e pubbliche non. E private, esatto. È nata nel 1963 come privata, però nel corso degli anni ha acquisito questo ruolo istituzionale. Sì. Ed è importantissima la CRUI, perché? È importante perché deve garantire innanzitutto che le università in maniera armonica individuino gli stessi obiettivi, indipendentemente se sono università pubbliche o private, nord, sud, piccole, quindi medie o grandi. Quindi influisce sul sistema universitario. Ripeto, l'attuale ministro Manfredi è stato il presidente della CRUI, a testimonianza della capacità che la CRUI ha di incidere positivamente nelle decisioni politiche, anche della grande capacità che hanno i rettori italiani, nel nostro caso il professore Nicoletti o il professore Paolisso, che noi li aspettiamo qua, negli ultimi 6 anni, hanno proprio nel garantire la piena funzionalità delle università italiane. Hanno pensato a lei attraverso attività di studio e sperimentazione, quella che, per cui lei è maestro. No, non maestro, svolgo la mia attività. Semplicemente professore ordinario. Esatto, professore, esatto. Ecco, esatto. Allora, l'intervista finisce qui. Io mi auguro che la cosa non le sia stata troppo di scaro. E, insomma, per me è stata molto piacevole. Abbiamo imparato un sacco di cose, ci ha tranquillizzato. E vorrei omaggiarla, in questo senso, parlare un po' della sua splendida terra. Ma come si fa? La Sardegna, non si parla della Sardegna, non si può. Io sono amante del mare e sono amante del mare e ho il mio mare privato, la mia zona è la costiera sorrentina e costiera amalfitana, ma bisogna, non si può, diciamo, non c'è da paragonare, il paragone, diciamo, i paragoni sono sempre brutti, ma è una terra splendida, la sabbia bianca, guardi, dico bene o no? Sono di parte. Sono di parte. Le spiagge di Alghero, le spiagge di Sassari, sono una cosa unica. Ma le do pienamente ragione. E lei è di parte, è di partissima. Molto di parte, molto, però mi fa piacere che l'abbia detto lei. Sì. Ma condivido. E sono bellissime, sono bellissime. Sono, quando uno dice, mi piace la donna, la castana, la mora, la bionda, sono bellezze diverse. Poi c'è anche il cuore che è di parte, certamente. Molto. Però questa è una cosa, è una bellezza obiettiva, perché il mare è una cosa splendida. La Sardegna è una terra straordinaria. Straordinaria. Veramente bellissima. E i sardi sono persone straordinarie. Con persone straordinarie. E noi ne abbiamo conosciuta una. Parlo di ne me. Abbiamo persone conosciuta una e siamo stati fortunati. E poi l'omaggio pure, andate a Sassari, che è la sua terra, cose belle da vedere, non lo so se dico bene, altare Monte Daccodi, poi Chiesa Santissima Trinità di Saccargia, poi Museo Nazionale Giovanni Antonio Sanna, Cattedrale di San Nicola, io sto facendo omaggio a questa terra. Un po' di pubblicità giusta. È una pubblicità giusta, che non avevamo condiviso niente. È una mia cosa di omaggio a lei. Parco, lei appena lo sente sta facendo con gli occhi così, gli brillano gli occhi. Piazza d'Italia, Fontana di Rosello. Ecco, Palazzo Giordano, Chiesa di Santa Maria di Betlemme. Io sono religiosa cattolica, apostolica romana e mi piace questo qua. E lei ama il mare, naturalmente. Come no. E di questo che le ho nominato spiagge, qual è la più bella di Sassari? La spiaggia di Alghero di Stintino, perché è la spiaggia straordinaria. Ma c'è l'imbarazzo e la scelta. Poi le mando una cartolina come da là. No, si usano ancora le cartoline? Sì. O sì, c'è sì, tutto sì, tecnologico? No, per fortuna esistono ancora. Pure sì. Le se uno riesce a trovare le francobollo, sì. Sono bellissime le cartoline. C'è l'immagine e poi i saluti di un tempo che si facevano con il cuore. Adesso hanno abolito tutto e che si fa il WhatsApp, si fa le cose che noi stimiamo perché sono cose che ci facilitano, ma che perdono, diciamo, di poesia sicuramente. Allora la ringrazio per il piacere e l'onore che mi ha dato. Ci venga a trovare presto, così ci tranquillizza. Come no. Anche e non solo, ma ci dà delle pillole di saggezza. Grazie a lei per il graditissimo invito.
Grazie molte. Ci vediamo presto. A voi, grazie, arrivederci. Buonasera.